Prego, Massimo. Molto ragazzi in partita. Quali sono? Secondo me il primo tempo ha scoperto a giocare a calcio. A giocare a calcio con il rischio di... Io ho dovuto cambiare il portiere perché ha avuto un attacco di freddo, non riusciva a stare in piedi, tremava. Abbiamo giocato senza guardaline assistenti perché uno si è sentito male, quindi non è... So che Tatarcaggio ha detto che voleva giocare, perché c'era uno ha detto di loro che c'era un sacco di impegni, si deve fare andare a pegare non so quale, qualche coppa, però fa lo stesso. E l'arbitro prima dice che la palla non rimbalzava, però dice però continuiamo senza assistenti, cioè. Poi il secondo tempo per fortuna diciamo che è stato come clima e come campo leggermente meglio, cioè un campo anche sul tempo che non era praticabilissimo, cioè non è che tutto un corpo si è asciugato. E quindi è dal fatto. Però siamo stati bravi a fare di necessità virtù, ecco. Su questo non ci piove. Il secondo tempo meritavamo chiaramente, abbiamo avuto senza quasi portiere, dentro la piccola 6 o 7 palle gol, dentro la piccola senza portiere, non più tutte le altre, ecco, quindi fuori dalla piccola, quindi direi che, però sono contento, andiamo a prendere questo come base di partenza per migliorarci, però ho visto delle buone cose, giocatori che sinceramente l'ho visto solo durante la settimana, non conoscevo, che ho messo in campo, che hanno dato delle risposte veramente molto positive, ecco, io qualche giocatore, non di verità, Pizzotto, Di Chiesa, Tarignani, l'ho visto giocare domenica, l'ho visto giocare domenica, ma ad esempio Pizzotto e Chiesa non avevo visto mai giocare, però direi che ha fatto un'ottima prestazione, ecco. Francesconi per entrare ha fatto bene, abbiamo avuto tutti l'opportunità di far gol, penso che non ci sia un giocatore del reparto del centrocampo che abbia avuto almeno una o due occasioni pulite da far gol, e lì dovremmo essere più bravi anche lì migliorarci per metterla dentro. Forse nelle nostre note non c'era Francesconi ma Cantona, è successo. È successo che aveva, non aveva il documento, aveva una copia del documento senza foto e l'arbitro gli ha detto che non poteva far parte della partita, quindi all'ultimo momento mi ha dovuto, alle 2:20 mi ha dovuto cambiare. Oh, magari, Francesco, fatto, no? È di solito così, ma c'è stato vicino 2 o 3 volte, non è che c'è stato una volta, 2 o 3 volte, ecco, sicuramente. Ci sono delle questioni anche che è difficile da valutare. Canale di essere difesa è stata un po' a sorpresa, diciamo, per noi. Come nasce questa? Ho provato, secondo me il mercato di un Diovolo di Ilari, perché anche tutto è buona tecnica, e ha fatto un ottimo secondo tempo, mentre il primo un po' meno, beh, è anche normale. Era un po' più di tecnica, Bagnati rientrava, allora all'intenzione, perché oltretutto è Cavaliere uno che parla molto, che dirige, che c'ha, è deciso, che non sta tanto alla pressottile, però nel suo tempo c'è un piede discreto che ci permette anche di spostare Guzzo a destra, che c'ha un buon calcio, una buona velocità di base, e quindi era da mercoledì che pensavo a questa soluzione e direi che a me è piaciuto Cavaliere in questa zona del campo, quindi è stata una cosa positiva, ecco. Ne ho visto l'aria nel mezzo che intanto faceva quasi il secondo rifinitore accanto a Carpegra, questo insomma. Sì, no, un po' tutti perché sono buttati un po' tutti, perché la Ezza ha fatto il secondo tempo praticamente la punta esterna, l'ala destra della chiaretta, anche perché l'abbiamo messi lì, quindi sì, lei c'ha questo compito, come Bagnati che si è buttato varie volte, anche lui. I centrocampisti giocando a 5 hanno il dovere di buttarsi
chiaramente appena possibile dentro, ecco. Grazie a tutti. Grazie.